tutto quello che facciamo è vero che produrrà anche posti di lavoro, valorizzerà questo luogo, ma tanti di noi lo fanno con la convinzione che è un luogo che deve continuare ad esserci. Quindi noi lo dobbiamo consegnare alle future generazioni, perché è così che deve essere. Abbiamo iniziato a mettere, anzi mio padre ha iniziato a mettere le basi per far diventare questo posto quello che poi è stato. Mi sento a casa, questa diciamo è una famiglia più che essere un team di professionisti e comunque anche scienziati. Il lavoro che ho deciso di svolgere è molto importante perché purtroppo siamo arrivati a un punto di non ritorno. Se non facciamo qualcosa di concreto per il nostro pianeta e per cambiare rotta adesso, in questo momento, non torneremo più indietro. Sensibilizzare, cioè trasferire questo messaggio alle generazioni future e quelle che ancora stanno vivendo in questo pianeta. Quindi sicuramente il lavoro che ho intrapreso per un motivo o per un altro, che sia l'organizzazione o l'azione vera e propria, in ogni caso ha un valore, o se non ce l'ha adesso ce l'avrà fra 10 anni, si spera. Mi chiamo Tonino Colucci e sono il responsabile delle attività che si svolgono all'interno dell'Oasi WWF Policoro Eraclea. Policoro si trova in Basilicata, o meglio, l'antico nome Lucania, terra di lupi. Ci troviamo sul mare, quindi sulla costa metapontina che affaccia sul Golfo di Taranto. A Policoro nasce questa piccola oasi importante, proprio per la diversità ambientale e biodiversità in termini vegetazionali e faunistici. WWF Italia è qui per far sì che questo relitto, questo scrigno di biodiversità rimanga nel tempo, venga conservato e non si perda come abbiamo perso il resto delle foreste costiere. Si crea questo piccolo gruppo di ragazzi, persone motivate, a che questo si realizzi. Questo accade nel 95, 1995 nasce l'Oasi WWF Policoro Eraclea. Quindi iniziamo a fare quelle che sono le attività del WWF: educazione ambientale, progetti di conservazione e attività specifiche, come per esempio il centro recupero animali selvatici, che oggi è una delle nostre attività predominanti. Primo ricordo che ho qui in questo posto è una foto che abbiamo fatto con mio fratello Giuseppe quando avevamo 6 e 5 anni sul ponticello che collega il parcheggio alla spiaggia. Quindi il primissimo ricordo ero bambina. Poi ho iniziato nel 2000, quindi quando avevo 7 anni, a fare i campi estivi WWF con i bambini che venivano a fare i campi. Quindi attività a mare, attività di pulizia a spiagge, sin da piccoli venivamo iniziati a quello che era il rispetto per la natura, era un vero e proprio campo naturalistico. E da quel momento, quindi poi dal 2000 in poi, abbiamo iniziato a fare campi estivi per bambini dove proponevamo diverse attività, dall'educazione ambientale al rispetto della natura, all'equitazione, la vela, la canoa. Quindi facevamo molte attività, escursioni nel bosco, nella zona retrodunale, e io ero una di quei bambini che partecipava ai campi. Naturalmente da quello che è stato l'inizio del gruppo, quindi a fine anni 90,
La nostra crescita è stata graduale ma molto lenta. Però piano piano abbiamo scoperto che dovevamo parlare di educazione ambientale, che è il primo caposaldo della nostra attività. Quindi con questa noi siamo entrati nelle scuole, abbiamo fatto attività di educazione ambientale, attività scientifica, di supporto al corpo docente. Pensate che in un ventennio di attività, noi da poche decine di visitatori, primi anni di vita, siamo passati ad oltre 20.000 visitatori l'anno. Questo al 2019. Quindi questo cosa significa? Che la nostra attività piano piano cresce e viene valorizzata anche dal territorio. Per poter far crescere questo posto, ovviamente ci siamo impegnati in maniera concreta anche con degli esperti che si occupassero di quella che è la gestione del Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine e non solo. Ci sono anche degli educatori, dei naturalisti e dei biologi che si occupano della parte di educazione ambientale e divulgazione scientifica, che è una parte importantissima del nostro lavoro, perché la sensibilizzazione è quello che porterà dei veri cambiamenti a quello che stiamo purtroppo facendo a casa nostra, la nostra terra. Per me essere qui è come la fine di un percorso iniziato purtroppo troppo tardi, ma allo stesso tempo mi permette di capire e far capire alla gente quanto è importante il lavoro proprio nell'ambito ambientale, quindi nella conservazione, nella ricerca, ma soprattutto anche in quello che facciamo noi, quindi la divulgazione e l'educazione ambientale. Mi piace tanto vedere quanto riusciamo a sensibilizzare sia i bambini, sia le famiglie, ma anche le persone che vengono semplicemente per fare la visita guidata, che ha la durata di un'ora, quindi vedono soltanto la struttura e capiscono le nostre attività, ma vedendo soprattutto anche gli animali al centro recupero si ha una sensibilizzazione per cui le persone vanno via con un senso di responsabilità e di dovere verso l'ambiente che purtroppo qui in Italia non è così radicato come dovrebbe essere. Quindi riuscire a trasmettere la nostra passione, il nostro interesse per l'ambiente, credo che sia la cosa fondamentale. Was ich generell am wichtigsten finde, ist Menschen über den Naturschutz aufzuklären. Zu erzählen, was für ein besonderer Ort das ist, wie viele Projekte wir haben, wie viel Einsatz wir hier machen. Also, wie viele Menschen hier arbeiten, denen die Natur so wichtig ist, dass wir die Meeresschildkröte schützen, die Nester der Meeresschildkröte, dass wir diesen besonderen Wald hier haben, den es in Süditalien nicht mehr gibt. Il Bosco Pantano di Policoro è il relitto di una foresta primaria, quello che ormai non esiste più su tutte le coste del Mediterraneo. Policoro ancora, con il suo piccolo nucleo boschivo, ancora resiste a tutto quello che è avvenuto in termini antropici nel mondo. Wir sind auf Wegen, die sonst nicht begehbar sind, damit wir besser an die Stieleiche kommen. Die Stieleiche ist in diesem Wald sozusagen Protagonist, weil wir festgestellt haben durch genetische Forschung, dass diese Art von Stieleiche nicht mehr in anderen Regionen vorkommt. Was wir jetzt im Moment machen, wir sammeln die Eicheln ein, damit die gepflanzt werden. Also wir haben schon über 100 gepflanzt. Das Ganze eben, um diesen Wald neu beforsten zu können und um diese besondere Art von Stieleiche schützen zu können. Eins unserer wichtigsten Projekte heißt Live Euro Turtles. Und mit diesem Projekt haben wir die Möglichkeit, Nester von Meeresschildkröten unter Schutz zu nehmen. Wenn wir ein Nest finden, das zu nah am Wasser ist, müssen wir eine Umsiedlung machen. Das bedeutet, wir müssen dasselbe Nest nachahmen auf einem größeren Abstand, um zu vermeiden, dass das Nest überflutet wird. Eine der wichtigsten Vorgänge
ist die Reihenfolge der Eiablage einzubehalten. Denn das Geschlecht im Ei entwickelt sich anhand der Temperatur innerhalb des Nestes. Das ist eine Charakteristik der Reptilien. Und dann müssen wir absichern. Das heißt, das ganze Nest wird abgezäunt. Siamo qui sulla spiaggia della provincia di Taranto, a Lizzano, per completare un lavoro iniziato circa 2 mesi fa, ovvero la guardiania di un sito di nidificazione di caretta caretta, una specie emblematica per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri. Il corridoio che vedete è frutto di un lavoro di ingegneria architettonica legato al tentativo di ridurre l'impatto umano su questa specie. La rete ombreggiante ha la funzione di proteggere dall'inquinamento luminoso. Il corridoio è stretto per far sì che le tartarughe possano seguire l'unica luce che noi mostreremo loro, ovvero una luce rossa, un colore che loro vedono bene in mare e che gli indica la strada verso la libertà. Da wir wissen, dass die Schlüpflinge ab dem 45. Tag schlüpfen können, sind wir auch ab dem Tag 24 Stunden lang am Nest. Das heißt, wir übernachten auch dort und machen Schichten zum Überwachen, damit wir eben das Schlüpfen nicht verpassen. Das ist für uns alle was ganz Besonderes, dann die Schlüpflinge zu sehen, sie mit den ersten Schritten ins Wasser zu begleiten und zu wissen, dass sie in die freie Natur schwimmen. Stanchezza sì da un lato perché sono tante ore quelle che passiamo tra il centro, l'oasi e le varie spiagge su cui addirittura passiamo notti intere aspettando le piccole tartarughine, ma lo facciamo con una passione tale che certe volte ci dimentichiamo di tutta questa stanchezza. Questo luogo è composto da specialisti. È strutturato con attrezzature idonee, quindi dispone oltre che di uno stabulario e quindi di spazi utili a che possa essere in degenza un animale, come un ambulatorio o una sala chirurgica. Abbiamo quindi iniziato ad avere un rapporto concreto lavorativo con biologi, naturalisti, che curano il progetto Tartarughe ed è un progetto di tutela e conservazione di questa specie che è importantissima per la salvaguardia di molte altre specie all'interno dei nostri mari. Praticamente ci prendiamo cura delle tartarughe marine, le recuperiamo nel momento in cui sono in difficoltà, le curiamo e le reintroduciamo in natura una volta riabilitate. A seguito di una segnalazione noi ci attiviamo subito, viene caricata la vasca per il trasporto all'interno del mezzo. Una volta effettuato il recupero, per ogni tartaruga vengono presi dei dati biometrici, quindi misura, peso e quant'altro. Viene accertato lo stato di salute attraverso una radiografia e analisi varie che ci permettono di stabilire le problematiche che ha l'animale. In seguito poi viene decisa la terapia e le cure che deve seguire. Una volta terminato questo periodo, quindi si decide la data della liberazione dell'animale, la tartaruga prima di essere liberata viene misurata di nuovo, viene pesata, quindi vengono ripresi i dati biometrici e successivamente viene punzonata con delle targhette sugli arti anteriori. Su ogni targhetta è presente il nome del centro, quindi centro WWF di Policoro, e un codice alfanumerico che identifica quell'individuo. La finalità è proprio quella, recuperare un animale ferito, curarlo e reintrodurlo in quello che è il suo ambiente naturale. La gioia più grande che ho potuto sperimentare in questo posto
la liberazione di un animale a seguito di magari mesi di cure all'interno del nostro centro, e vedere un animale che riacquista la sua libertà è un'emozione indescrivibile. Semplicemente possiamo svegliarci la mattina e raggiungere un luogo anche a 2 ore di distanza per liberare uno dei nostri individui curati nel centro recupero. Quindi la fine di un percorso bellissimo, accompagnando queste tartarughe verso il ritorno al mare. Il mio percorso è da policorese. Io amo il mio territorio. Quello che è un mio sogno, ma ormai è condiviso anche dai miei collaboratori, è una delle cose che io ho sempre chiesto a molti di loro, se erano ancora capaci di sognare. È un sogno condiviso, è un sogno che ora abbiamo in tanti, non sono solo io. Il mio augurio per questo oasi è che possa continuare a crescere e che tutte le idee e i progetti dei miei colleghi possano effettivamente realizzarsi, e mi auguro che questo diventi un polo nazionale ed internazionale per far conoscere il lavoro che noi facciamo, che è ovviamente la base di tutto e grazie alla quale potremo ovviamente crescere ancora di più. Mi auspico che nel futuro, proprio dati i risultati raggiunti in tutti questi anni all'interno di questo centro, sia le istituzioni provinciali, regionali, ma anche nazionali, possano darci una mano. Le ripercussioni che il nostro lavoro già svolto in questi anni possono avere all'interno del territorio e sui cittadini le stiamo già vedendo ora. Tutte le attività sulle coste per quanto riguarda le tartarughe marine hanno portato proprio a un aumento di ritrovamenti di segni, tracce di presenza di questi meravigliosi animali. Quindi, come il mio responsabile scientifico afferma quasi ogni notte vicino ai nidi mentre facciamo la guardiania, together is possible. Non dico compieremo un miracolo, ma faremo una cosa importantissima. Questo luogo, grazie all'aiuto di tutti, probabilmente riusciremo a realizzare quello che abbiamo in mente da oltre 20 anni.